Il weekend successivo ad Argillà, il 10-11 settembre, il centro storico ospiterà la seconda edizione di Baskers Faenza, manifestazione dedicata agli artisti di strada, ideata dalla Croce Rossa Faentina, come grande evento di intrattenimento per adulti e bambini e come raccolta fondi per l'acquisto di un mezzo idoneo al trasporto di disabili. Una festa che rispetto all'anno scorso allargherà i propri confini e presenterà un programma molto più ricco, a cominciare dagli artisti in scena, che saranno molti di più e provenienti anche dall'estero. Gli artisti saranno ben 13, verranno da Faenza, paesi vicini a Faenza, ma anche da tutta Italia. I nomi che voglio ricordare sono di quelli di Faentini e Massimiliano Mangosti con l'hang drum, che è uno strumento a percussione particolare, la prima volta che c'è a Faenza. Poi c'è la Chiara Cimatti, che ritorna dopo il suo percorso di studi a Torino, alle Atelier di Filippo Radice, ritorna con il suo spettacolo nuovo e inedito, per la prima volta nella sua città. E il Teatro Lunatico, un duo di ragazzi che fa spettacoli di bolle di sapone, fuoco, clown, che è una delle poche volte si è esibito a Faenza e adesso ritorna a casa. Artisti della zona, voglio ricordare Eros, Teatro Gambi in Spalla, che è un bolle di sapone giganti, una grandissima performance farà. E avremo anche uno special guest, chiamiamolo così, che è Simone Romanò, vincitore del premio nazionale Artisti di Strada a Rimini durante il festival alla Catena di Zampano, per cui è anche un nome di strada molto di spicco, per cui è un bel nome, un bello spettacolo. Ci unirebbe il Circus di Milano, c'è la Sonnambulos che vengono da Roma, le Menuer che sono la Chiara Vitale e la Gloria che vengono da Pesaro. Ci abbiamo anche un nome straniero che è la compagnia Onflox, che è formata da una ragazza di Milano ma il suo compagno è un franco-spagnolo, per cui diamo anche un tocco di internazionalità, per cui cambiamo un pochettino, gli artisti sono tutti nuovi, non sono quelli dell'anno scorso, per cui un bel pacco di novità, oltretutto anche sulle performance, che sono molto diverse rispetto all'anno scorso. All'interno di Palazzo Laderchi, quest'anno nel cortile interno avete creato uno spazio speciale. Che cosa avverrà? Allora, dentro a Palazzo Laderchi ci sarà uno spazio che per la prima volta lo facciamo, l'abbiamo chiamato Free Jungling. Molte volte in alcuni festival viene chiamato Zona Off. Noi invece abbiamo cambiato nome per dare un tocco in più. E è uno spazio dove artisti che possono essere le prime armi oppure artisti che hanno voglia di esibirsi o che sono resi disponibili all'ultimo hanno questa piazza dove si possono prenotare dal sabato mattina un'oretta di spazio per esibirsi, fare il loro spettacolo o quello che vogliono, e per cui è una cosa un po' nuova soprattutto per la terra di Faenza, è un po' più particolare. Il weekend è organizzato dalla Croce Rossa di Faenza ma è realizzato grazie anche alla collaborazione con diverse realtà del territorio. Sì, innanzitutto un particolare ringraziamento lo dobbiamo dare al Comune di Faenza che ha collaborato e collabora sempre in maniera molto energica per realizzare questo evento. Una cosa che ci fa molto piacere quest'anno di questa collaborazione è che l'apertura del Faenza Festival Baskers sarà anticipata dalla festa dello sport organizzata dall'assessorato allo sport del Comune di Faenza, quindi praticamente due iniziative quasi in contemporanea. Poi avremo anche un ringraziamento anche al Banco San Gemignano e San Prospero che con il suo notevole contributo ci ha permesso di realizzare l'evento. Dobbiamo ringraziare la consulta del volontariato che sarà presente, il Museo Bendandi, l'Associazione Civilino che si occuperanno comunque di illustrare quello che può essere un attimino le azioni che possono fare le persone, i bambini, specialmente durante un terremoto, e questa è una cosa anche molto attuale purtroppo. Poi avremo anche le forze dell'ordine che saranno presenti con un progetto che condividiamo, che è quello della guida sicura, quindi prevenzione, sicurezza sono comunque argomenti che sono all'ordine del giorno per noi. Ringraziamo anche la Citroen che sarà presente la domenica mattina con la sua mostra di auto d'epoca e è un ulteriore impulso, è un ulteriore
un'ulteriore cosa che viene aggiunta, che si aggiunge comunque alla nostra festa. Oltretutto vogliamo ringraziare, fare un ringraziamento particolare a tutte le attività che ci hanno appoggiato all'interno del centro storico, che sono state moltissime, non sto qui ad elencarle, a tutti i punti ristoro che hanno abbracciato questo evento e ci hanno aiutato a realizzarlo. Senza il loro aiuto penso che questa cosina qui non si poteva realizzare. Ringraziamo anche Viaggi Erbacci che ci ha fornito il Gringo Bus. Ci sarà il servizio in navetta che partirà da Piazzale Pancrassi al Palazzo dell'Esposizione, che sarà gratuito per tutti quanti gli utenti che verranno a venire a vedere questo evento, per cui c'è anche qualcosina in più. Federico Leg, per Faenza Web TV.